if you were a child. Continua a preoccupare la situazione finanziaria in bilancio del comune di Cava dei Tirreni. Questa volta a parlarne nuovamente il gruppo consiliare Siamo Cavesi, che attraverso una nota stampa ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della delicata vicenda. I dati che emergono dal rendiconto di gestione 2020 trasmesso ai consiglieri comunali descrivono una situazione finanziaria gravissima. È questo quanto affermano il capogruppo e i consiglieri comunali di Siamo Cavesi, Vincenzo Passa, Raffaele Giordano e Marcello Murolo. A giudizio degli esponenti dell'opposizione, la situazione è destinata a peggiorare in futuro, poiché non ci sono i margini di manovra per intervenire in tempi brevi sull'andamento del bilancio. Questa situazione, aggiungono i consiglieri, è diretta conseguenza, tra l'altro, di una sistematica sopravvalutazione delle entrate attese, mai sottoposta a revisione. Il rendiconto presenta, come abbiamo scritto nel nostro comunicato, un quadro finanziario estremamente preoccupante. Voglio aggiungere una cosa. Ancora più preoccupante è che non sia stato depositato lo schema di bilancio preventivo. Questo attesta di difficoltà gravissime a chiudere il preventivo e vorremmo capire anche perché non si prende alcuna decisione. Forse si sente un maquillage dei dati contabili, questo non lo so. Secondo i membri del gruppo consiliare Siamo Cavesi, c'è una sola soluzione. Il deficit è strutturale, non ci sono alternative. Il sindaco deve assumersi la responsabilità di oltre 6 anni di amministrazione e per evitare alla città danni ancora più gravi deve avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La situazione è di deficit strutturale. Noi pensiamo che il male minore a questo punto sia avviare la procedura che viene chiamata normalmente di predistesso, cioè di riequilibrio pluriennale. E il male minore, è chiaro, poi questa amministrazione, soprattutto questo sindaco, deve prendersi la responsabilità politica di quello che ha fatto.